voglia di un dolce, ma non ho voglia di accendere il forno. Cosa preparo? Delle buonissime torte fredde, ovviamente senza cottura. Visto il successo dei dolci senza zucchero e delle tre torte senza zucchero che abbiamo pubblicato sul nostro canale un paio di settimane fa, puoi rivederli cliccando sul link qui sotto. E vista la grandissima richiesta di dolci senza cottura in questo periodo, noi ti abbiamo ascoltato e quindi oggi ti proponiamo due torte fredde perfette per le occasioni speciali, ma anche per quando quella voglia di dolce improvvisa colpisce. I dolci senza cottura sono la soluzione ideale in questo periodo, nel quale non abbiamo alcuna voglia di accendere il forno e quindi riscaldare ulteriormente la nostra casa. Ma questi dolci, oltre ad essere senza cottura, sono anche senza zucchero bianco raffinato e, come tutte le nostre ricette, sono anche senza latticini, quindi perfette per chi è intollerante al lattosio, e ovviamente sono anche senza glutine e poi sono senza alcun tipo di farina. E ovviamente non devi assolutamente essere un super pasticcere o pasticcera per fare queste torte. Chiunque può farle. Ti ho incuriosito abbastanza? Se sì, ti ricordo che ogni mercoledì pubblichiamo video come questo, quindi ricchi di spunti e idee per la tua alimentazione senza glutine e latticini. Quindi, per non perderteli, io ti consiglio di iscriverti al canale e attivare anche la campanella delle notifiche. La prima ricetta che facciamo è una buonissima torta fredda allo yogurt. Assomiglia in realtà anche ad una cheesecake, ma ovviamente il sapore sarà molto più delicato, anche perché utilizzeremo lo yogurt vegetale. Come base utilizzeremo delle noci e dei datteri, ma ovviamente può essere fatta anche con delle prugne secche, per esempio, e delle mandorle. Questa torta fredda è rinfrescante e molto leggera, si conserva nel frigo per 3-4 giorni, a me non è durata di più onestamente. E ti ricordo di seguirci anche su Instagram e Facebook, sempre con il nome di Enei Video Ricette per i gruppi sanguigni. Per prima cosa inseriamo 130 g di noci in un frullatore e frulliamo per 2-3 secondi. Poi mettiamo le noci in una ciotola e inseriamo 250 g di datteri nel frullatore. Mi raccomando, pesate i datteri già denocciolati, come ho fatto io. E poi, siccome la base della nostra torta non dovrà essere troppo morbida, non è necessario far ammollare i datteri, ma adesso andiamo a frullarli con un goccio d'acqua, semplicemente. Quindi aggiungiamo un goccio d'acqua e li frulliamo fino a quando otterremo una consistenza morbida e appiccicosa. Uniamo i datteri insieme alle noci e facciamo amalgamare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo che non si sbriciola. Potete anche mescolare con le mani se vi risulta più comodo. Ora prendiamo uno stampo da 20 cm di diametro e ricopriamo il fondo con un foglio di carta da forno. Se non hai lo stampo da 20 cm, può andare bene anche uno da 22 cm di diametro. Tagliamo la carta in eccesso e ora distribuiamo il nostro composto uniformemente sulla base, premendo con le dita e poi livelliamo bene con un cucchiaio. Mettiamo la nostra base nel congelatore per farla addensare leggermente. E mentre la nostra base riposa nel freezer per una mezz'oretta, noi ci occupiamo del ripieno. In una casseruola uniamo 500 g di yogurt di soia, 5 g agar agar. Che cos'è l'agar agar? Questo ingrediente è un po' strano, non preoccupatevi perché potete trovarlo nei negozi biologici, io l'ho trovato lì e il mio è anche biologico, quindi un po' più scuro. Solitamente l'agar agar ha un colore un po' più bianco, quindi vanno bene entrambi. L'agar agar è un gelificante naturale e nella nostra torta servirà per appunto tenere tutto il ripieno insieme e addensarlo. Per attivarlo è necessario farlo sciogliere nel liquido abbastanza caldo, quindi in realtà l'unica piccola cottura, che poi non è proprio una cottura vera e propria, che facciamo è scaldare il nostro ripieno. In questo modo poi l'agar agar agirà una volta freddo e quindi gelificherà il nostro ripieno. Quindi diamo una mescolata e poi aggiungiamo il succo di mezzo lime o anche il limone va bene. Dell'aroma di vaniglia. Mescoliamo il tutto e facciamo scaldare. Basteranno un paio di minuti di bollore per attivare il nostro addensante.
Riprendiamo la base dal congelatore e versiamo il ripieno sopra. Ora facciamo addensare il tutto per almeno un'ora e mezza in frigo. Trascorso il tempo di riposo, rimuoviamo la nostra torta dallo stampo e la possiamo guarnire con della buccia di lime grattugiato. Come avete notato, io non ho dolcificato ulteriormente il nostro ripieno, proprio perché già la nostra base è dolce di suo per via dei datteri. Ma comunque, se volete, potete aggiungere uno o due cucchiai di sciroppo d'acero per addolcirla ulteriormente in base ai vostri gusti. Eccola qua, ragazzi, la nostra torta fredda allo yogurt. Direi che è pronta. Io sono molto, molto, non so, curiosa, perché è un esperimento nuovo anche per me in cucina. La preparazione di queste torte, ecco, è una sorpresa anche per me. E soprattutto l'assaggio, quindi io direi che non dobbiamo aspettare ulteriore tempo, possiamo subito passare all'assaggio. Ma sopra che cosa ci hai messo? La menta? Semplicemente con della menta, un po' di lime sopra come avete visto e basta. Voi potete creare magari altre decorazioni, insomma, se volete aggiungere un po' di cioccolato, non lo so, io suggerisco, poi voi scegliete. Allora, che dite? Tagliamo una bella fetta? Certo! Allora, vediamo di tagliarla bella precisa. Sono veramente curiosissima, ragazzi. Ce l'avete chiesto in tanti delle torte senza cottura e sono arrivate. Allora, vediamo un po'. Ok, eccola qua. Mettiamola subito sul piattino. E voilà. Wow, che bella torta. Aspetta, aspetta, ci metto anche una fogliolina di menta sopra, così. Oh, così è già più completa. Esatto, bravo. Direi che l'aspetto di Anna è molto invitante. Io direi di sì, e secondo me è anche molto buona. Anzi, secondo me, allora, vediamo un po'. Io mi aspetto un sapore molto molto delicato, perché comunque lo yogurt di soia è abbastanza neutro e delicato. Poi non è che abbiamo aggiunto tanti aromi, abbiamo aggiunto solo il limone, quindi non so, limone e vaniglia. Vediamo un po', vediamo. Vai. Un po', sono curiosa. Vai. Avevo ragione. Buona. È freschissima. Guardate la cremosità. Sì, non so sì, se vede, riuscite a vedere. Vabbè, l'ho tagliata un po' male. Assaggiamo un'altra volta. Ecco, tanto per cambiare. È cremosissima. Poi la base si sposa benissimo con il contrasto tra il limone e il dolce dei datteri. Per me è buonissima. Buonissima. Allora, ragazzi, questa è la nostra torta fredda allo yogurt, oppure possiamo chiamarla anche cheesecake senza cottura. Non so, ditecelo voi nei commenti, come volete che la chiamiamo? Torta fredda allo yogurt o cheesecake senza cottura? Perché io all'inizio del video ero un po' indecisa quando ho deciso di fare questa ricetta, ma come la chiamo? Perché non è né una cheesecake vera e propria, né, insomma, una via di mezzo. Ditecelo voi qui sotto nei commenti. Il secondo dolce che prepariamo è una buonissima torta fredda alle ciliegie. Questa torta ricorda un po' la torta foresta nera, perlomeno come aspetto, e sono sicura che molti di voi la conoscono. Qui faremo tre strati ben bilanciati tra di loro, sia come croccantezza che come dolcezza, il tutto senza forno. Ti consiglio di conservare questa torta nel congelatore. Prima di consumarla basterà tirarla fuori dal freezer circa mezz'oretta prima per farla ammorbidire leggermente. In una casseruola versiamo 400 ml di latte di soia, 60 ml di olio vegetale, 4 g agar agar e mescoliamo. Aggiungiamo anche dell'essenza di rum e anche qui, come prima, facciamo scaldare per attivare l'agar agar. Poi versiamo il composto in una ciotola e facciamo addensare sempre per circa un'ora e mezza in frigo. Nel frattempo frulliamo 250 g di mandorle e le uniamo a 80 g di burro di mandorle, un cucchiaio di cacao amaro, mescoliamo bene e aggiungiamo 60 g di miele. Mescoliamo il tutto in modo da ottenere un composto morbido e omogeneo. Ora prendiamo uno stampo da 20 cm di diametro e, come prima, ricopriamo il fondo con un foglio di carta da forno. Ritagliamo la carta in eccesso e distribuiamo sul fondo soltanto metà del composto. Schiacciamo bene con le dita e poi livelliamo con un cucchiaio. Ora apriamo lo stampo e spostiamo il primo disco su un piatto e lo riponiamo nel congelatore per una mezz'oretta. Ora prepariamo il secondo disco con lo stesso procedimento di prima e lo mettiamo nel congelatore sempre per circa mezz'ora. Ora prepariamo l'ultimo strato con 500 g di ciliegie. Rimuoviamo il nocciolo, dopodiché le inseriamo in un contenitore alto e stretto e le frulliamo. Poi le versiamo in una ciotola e aggiungiamo anche 60 g di semi di chia. Mescoliamo il tutto e facciamo riposare per circa 15 minuti
in modo da ottenere una consistenza simile ad un budino. A questo punto aggiungiamo anche un cucchiaino di miele. Ora riprendiamo la nostra crema dal frigo e la frulliamo per farla diventare più cremosa. E se volete potete addolcirla con un cucchiaino di miele. Assembliamo la nostra torta, quindi al centro di un'alzatina io ho aggiunto un cucchiaino di albudino di ciliegie per fissare la mia base. Dopodiché ho continuato con uno strato di budino, uno strato di crema e infine il secondo disco. E poi ho ripetuto nuovamente i passaggi, quindi uno strato di budino e un altro di crema. La crema avanzata l'ho inserita in una sac à poche per creare dei ciuffetti come decorazione, ma potete anche saltare questo passaggio. Poi ho guarnito con del cioccolato fondente grattugiato e delle ciliegie e l'ho fatta riposare nel congelatore per almeno mezz'ora prima di tagliarla. Ragazzi, eccola qui, la nostra torta fredda alle ciliegie! Ma posso dire che questa è la ciliegina sulla torta? Ragazzi, guardate che bella! Io in realtà ero più entusiasta di assaggiare questa perché ci sono le ciliegie che io adoro. Poi ciliegie cioccolato insieme, anche se ce n'è solo un po' sopra, ma è il top, ragazzi. Allora, tagliamo un pezzo o no? Certo! Vai, bisogna essere molto delicati qua. Allora, vediamo di non rovinarla perché dobbiamo ancora fare le foto, Ok, ci siamo e con delicatezza, voilà! Wow, okay. Ragazzi! Promette molto bene, molto questa cremosa. Mi ispira proprio un sacchissimissimo. È molto cremosa, guarda l'interno. Mamma spettacolo. Mia, io intanto la metto sul piatto. Ragazzi, sapete già, io sono prontissima per l'assaggio. E la ciliegina non la prendi? Dopo. Questa, wow. Questa sarà tutta mia, guardate ragazzi che bella. No, questa mi piace molto di più dell'altra. Non che l'altra non sia buona, però questa è proprio ricca, ricca di sapore. L'altra è un po' più delicata. Posso assaggiare un altro pezzettino? Guardate, ma guardate quanto è cremosa. È buonissima, mamma mia. Poi anche le ciliegie si sentono. Wow. Ragazzi, se avete voglia, anche perché ce l'avete chiesto, quindi io mi aspetto adesso che voi fate almeno una di queste torte senza cottura e senza zucchero. Quindi, se le farete, ovviamente fateci sapere cosa ne pensate, scriveteci qui sotto nei commenti soprattutto quale preparerete. E secondo me queste sono veramente il massimo per l'estate. Se volete preparare un dolce senza forno, senza zucchero aggiunto, zucchero bianco ovviamente, secondo me questa torta fredda alle ciliegie è il top. Anche l'altra, però questa ha vinto, secondo me. Fatemi sapere. Questi sono i nostri dolci senza zucchero aggiunto e senza cottura. Io spero ti siano piaciuti e soprattutto che manterranno la tua estate un po' più fresca. Come sempre, scrivimi qui sotto quale ti piacerebbe preparare, la torta fredda allo yogurt oppure la torta fredda alle ciliegie. Io sono curiosissima e ovviamente fammi sapere se hai qualche dubbio o domande. Se questo video ti è stato utile, puoi supportarci iscrivendoti al nostro canale, cliccando sul pulsante qui sotto e lasciandoci un mi piace a questo video. Io ti ricordo che puoi trovarci anche su Facebook e Instagram e anche sul nostro sito, dove potrai trovare tutte le ricette scritte, comprese le torte di oggi, e tutti i nostri libri di cucina. Ti lascio il link qui sotto. Grazie per aver guardato questo video, ti aspetto nel prossimo.